Domanda forse difficile, quale dei tre Favlarranti preferisci? Questa è una domanda molto difficile. Beh, io sono affezionato a Joras perché me lo porto dietro dal volume 1 e ho seguito passo passo la sua crescita, e chi ha letto questa saga sa quanto lui cambi dal volume 1, già nel corso del volume 1, ma il percorso viene portato a termine nel volume 3. Dico lui semplicemente perché è stato il mio compagno di viaggio per più tempo in assoluto, però sono davvero affezionato a tutti e tre i personaggi, perché ciascuno di loro ha delle particolarità che mi hanno permesso di approfondire dei temi che mi stanno a cuore.